Shepard, ottimo lavoro su Horizon. Con un po' di fortuna i collettori ci penseranno due volte prima di attaccare un'altra colonia. È stato il nostro primo contrattacco, ma come li troveremo la prossima volta? Ora i collettori saranno più cauti, ma credo che troveremo un altro modo di attirarli allo scoperto. Mi chiedevo se tu avessi qualcosa a che fare con questo attacco. Ash ha detto che l'Alleanza aveva ricevuto una soffiata su di me e Cerberus. Sei stato tu? Ho diffuso alcune voci accuratamente mascherate su come tu potessi essere ancora vivo insieme a Cerberus. Capisco. E cosa volevi dimostrare? Sospettavo che i collettori stessero cercando te o le persone legate a te. Ora ne ho la certezza. È stato rischioso. Ma non potevo aspettare che rapissero un'altra colonia. Cerca di capirmi. E ora cosa facciamo? Dobbiamo tenere i collettori sotto pressione. Ora saranno più cauti con le loro operazioni planetarie, perciò ci servirà un'altra opportunità. Sto concentrando tutte le risorse per trovare un modo di attraversare il portale di Omega 4. Dobbiamo colpirli a casa loro. La tua squadra dovrà essere forte e risoluta. Non potranno esserci ripensamenti. E lo stesso vale per te. Posso supporre che tu ti sia lasciato alle spalle le tue relazioni passate? Sono libero, sereno e concentrato sulla missione. È quello che volevo sentire. Shepard, quando troveremo il modo di attraversare il portale di Omega 4 per raggiungere il pianeta dei collettori, non c'è garanzia che possiate tornare. Per avere qualche speranza di sopravvivere, tu e la tua squadra dovrete essere davvero determinati. Grazie per l'incitamento, ma ce la caveremo. Ti ho inviato altri 3 dossier. Continua a riunire la tua squadra mentre cerco il modo di attraversare il portale. E fa attenzione, Shepard. I collettori ti terranno d'occhio. Immagino che dovremmo farlo davvero. Attraversare il portale di Omega 4 e affrontare direttamente i collettori. Non vedo l'ora. Tuttavia, dopo ciò che quei bastardi hanno fatto su Horizon, ti fa riflettere. Qualcosa non va? No. È solo che, anche se ce la faremo, ci sono buone probabilità di non tornare. Dovrò occuparmi di alcune faccende in sospeso. Immagino che anche gli altri provino lo stesso. Chiudere ciò che è incompiuto, capisci? Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Thank you.
The Shepard, inserisci la tua password per ricevere un omaggio. Problemi con i collettori? Prova il servizio di prestiti di Kasumi. Pare abbiano rafforzato la sicurezza. Spegnilo. Cosa? Credi davvero che... Sì, d'accordo. Mi scuso per il disturbo, signore. I nostri scanner rilevano dati errati. Sostengono che lei sia... morto. Ero soltanto quasi morto. Cerca la relativa opzione sui documenti governativi. Dovremo sistemare le cose. Perché non parla con il mio capitano? Lo troverà oltre gli scanner, sulla destra. Dovrei farlo strillare un po'. Non ti dirà tutto quanto solo perché glielo chiedi gentilmente. Lo so, signore. Se non ne hai il coraggio, se temi di essere denunciata, posso occuparmene io. No, signore. Forse ho sentito dire che i ladetti del presidio non sono pieni di te. No, non è vero. Sei mai stato così? No, l'SSC non mi lascia andare. Dice che sono così. Sì, capisco il problema, comandante Shepard. Il mio terminale dice che sei morto. Non cambi niente. L'anonimato mi tornerà utile nella mia attuale missione. D'accordo. Sei un dannato eroe. Non dobbiamo certo preoccuparci che tu contrabbandi armi o che... Ho bloccato il sistema. Ufficialmente non esisti ancora. I posti di blocco non ti daranno problemi. Tuttavia dovresti fare un salto al Presidium. Probabilmente il Consiglio vorrà sapere che uno dei suoi spettri perduti è ancora vivo. Qual è il modo più semplice per raggiungere il Presidium da qui? Torna indietro oltre il posto di blocco e prendi una navetta pubblica. Lo farò. Avere accesso alle risorse del Consiglio e degli spettri mi tornerà utile. Già, il Consiglio può ottenere qualsiasi cosa. Il bello di lavorare nell'SSC è che qualsiasi equipaggiamento, informazione o denaro ti occorra, lo avrai. Ad ogni modo, ti serve altro? O posso tornare al lavoro? Devo andare. Se ti serve altro, fammelo sapere. Comandante Shepard, inserisci la tua password per ricevere un omaggio. Questo incontro sarebbe più produttivo se Udina fosse qui con noi. Il mio consulente non è disponibile. In quanto consigliere rappresento la voce dell'umanità e l'alleanza. Shepard sarà qui da... Oh, comandante, stavamo giusto parlando di te. Aveva detto di volermi incontrare. Non sapevo che ci sarebbero stati anche loro. Abbiamo sentito molte voci riguardo al suo ritorno. Alcune di queste sono preoccupanti. Abbiamo richiesto questo incontro affinché potesse spiegare le sue azioni, Shepard. Glielo dobbiamo. Dopotutto ci ha salvato la vita nella battaglia contro Saren e i suoi Geth. Non era Saren a comandare i Geth. Era il razziatore, la Sovereign. Ah, sì, i razziatori. La razza immortale di navi senzienti che si presume sia in agguato nello spazio oscuro. Abbiamo già discusso tali affermazioni. Shepard. Nessun altro ha parlato con l'ologramma su Ilos che ti ha rivelato l'esistenza dei razziatori.
Solo tu e il tuo equipaggio avete parlato con la Sovereign. Io ti credo. Ma senza delle prove provenienti da altre fonti, gli altri continueranno a pensare che l'attacco dei Geth fosse opera di Saren. Tornate su Ilos e parlate con Vigil. Oppure esaminate ciò che resta della Sovereign. È ovviamente una tecnologia molto più avanzata della nostra. L'ologramma su Ilos non è più funzionale. E non abbiamo trovato niente che suggerisca che la Sovereign non fosse una creazione dei Geth. I Geth sono capaci di notevoli conquiste tecnologiche. Probabilmente è per questo che Saren li ha reclutati. Questa teoria dei razziatori dimostra quanto fragile sia il suo stato mentale. Lei è stato manipolato. Da Cerberus e prima ancora da Saren. Immagino di dovermela cavare da solo, di nuovo. Ci troviamo in una posizione difficile, Shepard. Lei lavora per Cerberus, un nemico giurato del Consiglio. Questo è tradimento, un delitto capitale. Questo è troppo. Shepard è un eroe. Appartengo anch'io a questo Consiglio e non permetterò un simile affronto. Forse esiste un compromesso. Non un riconoscimento pubblico, dati i suoi legami, ma qualcosa che dimostri un supporto ausiliario. Shepard, se terrà un basso profilo e limiterà le sue operazioni ai sistemi Terminus, il Consiglio è disposto a offrirle il reinserimento negli spettri. Accetto la vostra offerta. Buona fortuna con le indagini, Shepard. Speriamo in una risoluzione rapida e in una fine rapida delle sue relazioni con Cerberus. Beh, è andata meglio di quanto sperassi. Ti rendi conto che l'offerta del Consiglio è solo simbolica? In realtà non faranno niente. Anche se non mi aiuteranno, posso mantenere comunque buoni rapporti. Hai ragione, non preoccuparti del Consiglio o dell'Alleanza. Troverò il modo di tenerli alla larga da te. Non dovrebbe essere troppo difficile finché resterai nei sistemi Terminus. Anderson, dobbiamo parlare di... Shepard, cosa ci fa lei qui? Non le capita spesso di vedere un fantasma, Udine? Avevo sentito dire che era vivo, naturalmente, ma non mi aspettavo che sarebbe tornato sulla cittadella. Ho invitato qui Shepard per parlare con il Consiglio. Abbiamo appena concluso l'incontro. Che cosa? Consigliere, le parole tempesta politica significano qualcosa per lei? Sono qui perché è a rischio il destino dell'umanità. È di questo che dovrebbe preoccuparsi. Voi soldati siete tutti uguali. Caricate a testa bassa qualsiasi problema, senza preoccuparvi delle conseguenze a lungo termine. Il suo lavoro consiste nel sistemare i casini che mi lascia alle spalle. Intesi? Ma certo, consigliere. Data la potenziale gravità di questo caso, farò meglio a iniziare subito. Sarò nel mio ufficio. Mi dispiace, Udina non ha mai accettato il fatto che io abbia ottenuto una posizione nel Consiglio e lui no. A volte devo ricordargli qual è il suo posto. Perché lo tieni con te? Ha la sua utilità. Se vuoi qualcosa sulla cittadella, lui sa come ottenerla. Inoltre è sempre felice di partecipare a tutte quelle occasioni formali che io detesto. Come sono stati questi ultimi 2 anni? Lavorare nel Consiglio non è come avevo previsto di trascorrere la vecchiaia. A volte mi sembra di sbattere la testa contro un muro. Conoscere la verità sulla Sovereign è un peso. Mi provoca degli incubi. Non posso biasimare gli altri se non vogliono crederci. Ma so quanto sia importante. Perciò continuo a provare. Combatto per la giusta causa, no? Lasci perdere, Udina, il Consiglio. Si unisca al mio equipaggio e ci aiuti a fermare i collettori. Sono troppo vecchio per correre in giro per la galassia. Nonostante le mie lamentele, ho un lavoro importante da svolgere qui. La prima linea è responsabilità tua. Devo andare. Ma certo, Shepard, capisco bene. Vorrei poter fare di più per aiutarti. Ma se mai vorrai parlare, sarò qui. Fammi soltanto un favore. Fa attenzione. Non fidarti di Cerberus.
Comandante Shepard, inserisci la tua password per ricevere un omaggio. Per favore, pronuncia la tua password, Comandante Shepard. Il silenzio vale oro. Lieta di conoscerti, Comandante Shepard. Kasumi Goto, sono una tua fan. Perché la password e tutta questa segretezza? Sei forse nei guai? Sono la miglior ladra sul mercato, non la più famosa. Devo fare attenzione affinché ciò non cambi. Inoltre dovevo assicurarmi che tutto questo fosse reale. E ora non ho più dubbi. Sei il vero Comandante Shepard. Cerberus ti ha spiegato la missione. A dire il vero, sono sorpresa che non siano venuti da me prima. Immagino che sia colpa della mia difficile reperibilità. Lieto di averti con noi, Kasumi. Sei pronta a partire? Viaggio sempre leggera e ho già infiltrato le mie cose a bordo della tua nave. Sono davvero felice che tu mi dia una mano con il colpo. Sono impaziente di vedere come starai in abiti formali. Cos'hanno a che fare gli abiti formali con tutto questo? Immagino che potresti andare con ciò che indossi ora, ma salteresti subito all'occhio un ricevimento elegante. Sto cercando la grey box del mio vecchio socio. L'ha presa un uomo di nome Donovan Hawk e io intendo recuperarla. Se questo è ciò che ti ha promesso Cerberus, lo faremo. Sarà divertente. E se avremo fortuna, non dovrei neanche estrarre le armi. Probabilmente dovremmo chiudere qui. Parlare con una pubblicità ti fa sembrare piuttosto sciocco. Ci vediamo sulla nave, Shepard. Procedo al lancio della sonda. Nei progetti di ricerca, il platino viene utilizzato per potenziare fucili di precisione, fucili a pompa ed equipaggiamento medico. Calza piuttosto bene, signor Solomon Gunn. Hawk non saprà mai cosa l'ha colpito. Immagino che Solomon Gunn sia la mia copertura. Gestisci una piccola ma amabile banda di mercenari nei sistemi Terminus. Proprio il tipo di persona che Hawk rispetta. Mi sono presa la libertà di crearti una reputazione. Documenti, testimoni, articoli sul Badass Weekly. Basta che non inizi a discutere di affari con lui e sarai a posto. Probabilmente ora è un buon momento per raccontarmi tutti i dettagli. Hai aspettato con grande pazienza. Il nostro amico Hawk dà una festa per i suoi amici più intimi. Una ventina dei peggiori bugiardi, truffatori e assassini di massa che si possono incontrare. Tutti a portare doni in tributo a quell'uomo.
Il nostro tributo è un'adorabile statua del tuo vecchio amico Saren, riprodotta in ogni dettaglio e piena delle nostre armi e corazze. Vedi? Ho pensato a tutto. Una volta dentro, raggiungeremo il cavo di Hawk, da qualche parte nel retro della sala da ballo. Poi ci occuperemo della sicurezza e inizieremo a bypassare i sistemi. La statua dovrebbe essere lì, in attesa di essere aperta per armarsi. Infine entreremo nel cavo e riprenderemo la Grey Box di Keiji. E poi potrò finalmente dirgli addio. Sarà piuttosto interessante. È per questo che lo faccio. Eccoci arrivati. Dopo di lei, signor Gunn. Solo un momento, signore. Sembra che ci sia un problema con la statua. C'è qualche problema? No, signor Hawk. Sto solo facendo una scansione. Non credo di conoscerla. Donovan Hawk. Solomon Gunn. Piacere. Signore, gli scanner non rilevano nulla. Dubito che i nostri ospiti siano venuti solo per causare problemi, non credi? Può passare, signor Gunn, con le mie scuse. Ma devo chiedere alla sua compagna di attenderla fuori. Lei comprende, spero. Le dispiacerebbe spiegarmi perché la mia amica deve restare fuori? Non mi piace l'aspetto della sua amica, perciò resta fuori. Tutto qui. Se ciò la fa sentire più sicuro, potrà attendere fuori. Lieto di vedere che ciò non sarà un problema. Si goda il ricevimento. Beh, non è andata come mi aspettavo. E ora che facciamo? Proseguiamo con il piano. Dovrei essere soltanto tu a parlare. Io resterò nascosta e cercherò di seguirti come meglio posso. Ci terremo in contatto radio, nel caso qualcosa andasse storto. Dobbiamo cercare la porta e occuparci della sicurezza. Poi penseremo al prossimo passo. Come ho fatto a contenere quella situazione su Aleph? Quella? Un rapido dispiegamento di forze, un po' di pressione e... fatto! Grazie al cielo! Mi dica, cosa c'è laggiù? La camera da letto di Hawk, credo. Ho sentito dire che la cassaforte del signor Hawk è davvero incredibile. Chi può dirlo? Non lascia avvicinare nessuno. Ho sentito dire che è morto, o sparito nel nulla. Era ora, dico io. Molto bello. C'è più di quanto mi aspettassi. Serratura vocale è protetta da password, barriera cinetica e scanner del DNA. Sembrerebbe un modello EX-700. Tutto il necessario per un cavo impenetrabile. È forse un problema? Per favore, ricordati con chi stai parlando. Avremo bisogno di un campione vocale per la serratura. Dovrai andare a chiacchierare con Hawk per ottenerlo. Inoltre, dovremo scoprire la password. Il DNA? Un gioco da ragazzi. Dovremo trovare diversi campioni di DNA nelle stanze private di Hawk. E la barriera? Basta tagliare l'alimentazione. Non si può sbagliare. Basta trovarla. Keiji poteva superare un sistema simile a occhi chiusi. E io sono più abile. Mettiamoci al lavoro. Sembra che il cavo elettrico della barriera passi sotto questo pavimento. Imposterò il tuo factotum per esaminare i campi elettromagnetici.
Un secondo. E questo dovrebbe disattivare la barriera. Eccolo lì. Ora devi soltanto farlo parlare abbastanza a lungo da ottenere una traccia vocale. Usa tutto il tuo fascino, Shep. Quando vuoi. Dopo di lei. Signor Gunn, spero che si stia divertendo. Spero che l'incidente all'ingresso non le abbia rovinato la serata. Capisco la sicurezza, ma chi mai oserebbe infiltrarsi nell'abitazione di Donovan Oak? Gunn, nel nostro lavoro noi attiriamo un certo tipo di individui. Pochi comprendono la fatica che facciamo per tenere a bada i barbari. Di questi tempi la gente vuole conforto, intrattenimento, amore. Non capiscono quanto sia fragile la galassia. Devono preoccuparsi soltanto dei semplici lussi. Perché? Perché la gente come me e come lei fa tutte le cose terribili che tengono in piedi la galassia. Questo ricevimento è per noi, gli spazzini, la struttura di supporto della splendente illusione di pace della galassia. Che ci sia sempre un mercato per ciò che facciamo. Avevo detto di farlo parlare e tu l'hai fatto parlare. Ora ne abbiamo abbastanza per un campione vocale. Lascialo andare. Si gode il ricevimento, signor Gunn. Una volta trovata la password, potremo superare quello scanner vocale. Ci siamo. La barriera è andata. Le stanze private del signor Oak sono interdette agli ospiti privi di permesso. Io ho il permesso di entrare. E chi l'ha autorizzata? Ho l'autorizzazione del capo Rowe. D'accordo, un secondo. Capo Rowe, sono Samuels. Ha autorizzato lei l'accesso alle stanze private del signor Oak? Capisco. Non so chi si crede di essere, ma Rowe dice di non aver mai sentito parlare di lei. Ci ha provato. Si goda la festa. Stanze private. Dobbiamo riuscire a entrare. È il luogo più indicato per cercare il DNA di Oak. Le stanze private del signor Oak sono interdette agli ospiti privi di permesso. Io ho il permesso di entrare. Ascolti, ho già chiamato una volta. Sta diventando seccante. Dimentica ciò che ho detto. Si goda la festa.
Cerca qualunque cosa contenente dei campioni di DNA utilizzabili. Sii rapido e silenzioso. Probabilmente possiamo recuperare il DNA di Hawk dal datapad. Sembra che l'abbia utilizzato parecchio, ma non sono sicura che ce ne sia abbastanza. Continuiamo a cercare. Un'interfaccia olografica. Non troveremo alcun campione qui. Niente DNA, ma... Sembra che Hawk abbia cercato di forzare la Craybox di KG. Sembra che gli manchi qualcosa. Non ha ancora superato la codifica. Via libera. È una pianta. Buongiorno. È ora di svegliarsi. Accidenti. Non potete stare qui. Niente capelli o frammenti di pelle. Le governanti sono molto meticolose. Non è un gran campione di saliva, ma è pur sempre utile. Tuttavia, ci servirà dell'altro per superare lo scanner. Vuoto. Peccato, un mozzicone di sigaretta sarebbe stata un'ottima fonte. Hai trovato un campione? No, un creditometro. Gli addetti alle pulizie non osano toccare simili tesori. Potremmo recuperare dei frammenti di pelle dalla polvere. Dovrebbe andare. Andiamocene di qui. Serve la password. Cerchiamo un terminale di sicurezza per infiltrarci. Hawk organizza davvero delle belle feste. Già, tuttavia la scelta degli invitati non è esattamente di mio gradimento. Pronta al tuo ordine! Non potete stare qui! Ho un'idea. Vediamo cosa trovi. Ha trovato qualcosa? La password è Perugia. Ah, è il nome dell'uomo che ha rubato la Mona Lisa. Forte. Ora devo solo prendere il campione vocale ottenuto da Hawk e... Fatto. Ora possiamo bypassare lo scanner vocale. Alcuni sostengono che il comandante Shepard sia ancora vivo. Oh, per favore. È a dir poco una pia illusione.
Io controllo le telecamere. Tu vai avanti e vestiti. Ecco il cavo di Hawk. Carino. Questo scanner si focalizzerà sulla Grey Box. Non è lontana. Questo sembra un manoscritto Quarian. Oh, deve essere antico. Quando è l'ultima volta che i Quarian hanno scritto sulla pietra? Come ha fatto Hawk a ottenere la testa della Statua della Libertà? Maledetto Hawk! Oh mio Dio! Eccola lì! Non si disturbi, signorina Goto. È protetta da un codice. Avevo il presentimento che fosse lei all'ingresso. Sapevo che se era davvero lei, sarebbe entrata comunque. Mi conosci. Non mi piace deludere la gente. Mi occorre ciò che c'è nella sua Grey Box, Kasumi. Sa che sono disposto a ucciderla per averla. Ammetto che la sua abilità è notevole. È entrata nel mio cavo come se l'avessi lasciato aperto. Ma morirà comunque, urlando. Come il suo vecchio amico. Questo lo vedremo. È qui che entrano in gioco le tue capacità speciali, Shepard. Coraggio. Pronti all'attacco? Arriva! Controllo le planimetrie. C'è una zona d'atterraggio a est. Usciremo da lì. Joker, mandaci la navetta, subito! Dobbiamo trovare un'altra strada.
hanno visti. Bel colpo. Sono invisibile. Parlare di Keiji, assassino! Ora mi vedi? Quest'anno alla calcagna! Contatto! Possiamo sfruttarlo. Teneteli impegnati. Me li occuperò personalmente. Sono invisibile. Occhi aperti! Sei sprecato! Il bersaglio è diventato invisibile! Potevamo risolverla con le buone, Goto. Ora lascia che ti mostri le cattive. A sinistra! Thank you.
tutte le armi. Sono invisibile. Cosa hai detto al tuo amico Kasumi? Che lo fai per amore? La nave è tornata con gli scudi al massimo. Una volta salita sulla nave, potrò disattivare gli scudi. Anche se fuggirai, se taccerò. Distruggiamo quell'affare. Alla nostra sinistra. Preparati. Fate attenzione, ragazzi. Voglio mantenere intatto il suo bel faccino. Thank you.
Kasumi, se stai guardando questo, significa che sono morto. Le informazioni che abbiamo trovato sono tutte qui. È roba che scotta, Kasumi. Se il Consiglio dovesse venirne a conoscenza, l'Alleanza potrebbe esserne coinvolta. Kasumi, io... ho criptato le informazioni per tenerle al sicuro. Ho inviato la chiave di decodifica alla tua Greybox, in modo che nessuno potesse ottenere l'intero pacchetto. Ma se sono morto, e se qualcuno sa di questa cosa, allora ti ho reso un bersaglio, amore mio. Mi dispiace moltissimo. Keiji! Ti conosco, Kasumi. Vorrai conservare per sempre quei ricordi. Ma non ti serve un impianto neurale per sapere che sarò sempre con te. Ti prego, Kasumi, distruggi questi file. Non posso fare altro per proteggerti. Io non posso farlo. È tutto quello che mi resta. Addio, Kasumi. Ti amo. Non esiste un modo per distruggere soltanto le informazioni? No. Keiji era un maestro nella criptazione dei file. Ha sparso le informazioni in tutti i suoi ricordi. Non puoi arrivare a esse senza vivere i ricordi. L'hai sentito, Kasumi? Voleva che distruggessi le informazioni e che ti salvassi. Lo so. È solo che... non posso. È tutto ciò che mi resta di lui. Se ti risulta più facile... posso farlo io? Io? D'accordo. Fallo in fretta. Ti prego. Sembra interessante.